di lasciare fuori il ferri di chiamata del travetto di collegamento da quel pilastro a quello più avanti, eh. Li mettiamo qui, va bene? Ecco, va bene, proprio lì. Ciao, Visconti! Ehi là! Vieni sul tavolo di primavera con noi! E come potrei mancare? Ciao, ci vediamo! Arrivederci! E così siamo tornati anche quest'anno sul nostro caro fiume. Come potremmo resistere al suo grande richiamo? Nel 1955 nasce ufficialmente il Canoa Club Milano, da un'idea di Guglielmo Granacci, Enzo Colla e Franco Zampirolo, con presidente l'architetto Pagani. Il sogno di Granacci era che la canoa diventasse uno sport di massa, come lo era allora lo sci e la marcia. Fu proprio la Stramilano ad ispirare Vittorio Visconti e Canepa. Trovandosi in piazzale Maciacchini a Milano, furono travolti da una folla che correva e loro, in giacca e cravatta, parteciparono entusiasti, maturando così l'idea di realizzare delle vere e proprie maratone fluviali. Iniziano così i primi raduni sul Taro, Ticino, Tanaro, appuntamenti annuali che vedono una partecipazione di amatori e di pubblico sempre in crescendo. Cominciano le gare nazionali ed internazionali di canoa da discesa e più tardi di canoa slalom. Tradizionali gare di discesa libera e slalom a San Pellegrino Terme sul fiume Brembo, organizzate dal Canoa Club Milano con l'appoggio dell'azienda autonoma di San Pellegrino. Quest'anno hanno partecipato ben 52 canoisti, di cui 37 stranieri provenienti dalla Germania e dalla Jugoslavia. Presenti come sempre i Meranesi, il Canoa Club Ivrea, nonché per la prima volta i due ardimentosi signori Nicolai e Ciucci della canottieri Arno Pisa, i quali hanno eseguito la discesa da San Giovanni in Bianco a San Pellegrino in F2, mai effettuata prima d'ora. I kayak erano prevalentemente smontabili e costavano nel 59 più di 2 stipendi. Erano di importazione tedesca ed il marco forte ne penalizzava l'acquisto. Quando nacquero i kayak in vetro resina, alla categoria F1, cioè smontabili, si affiancò la R1, in vetro resina. In questo periodo di coesistenza delle due categorie, i costruttori realizzarono per le gare internazionali un kayak ibrido, con guscio in tela gommata, quello delle smontabili, e un telaio in vetro resina all'interno, molto più leggero rispetto al telaio in legno, decisamente meno rigido. L'avvento della vetro resina fu una vera rivoluzione, oltre che per l'abbattimento dei costi, anche per la resistenza del materiale agli urti. Una manna per i canoisti fai da te. Da una canoa si ricavava lo stampo e se ne riproducevano molti esemplari. Nello stampo si incollavano con la resina epossidica strati di lana di vetro. Il costo di produzione si abbassò notevolmente, favorendo così la diffusione della canoa.
aumentarono i costruttori. Andrea Alessandrini cominciò a produrre eccellenti canoe per il turismo e agonismo. Anche l'amico Antonio Giannetto produsse ottime canoe. Grazie a questo livello di robustezza e affidabilità, oltre ai raduni, nacque l'interesse esplorativo degli innumerevoli fiumi e torrenti mai scesi prima. Era come trovarsi davanti a innumerevoli tesori ancora da scoprire. L'entusiasmo dilagò. Nacque così il giornale dei canoisti, Fiumi, dove i pionieri potevano documentare le loro esplorazioni. Il primo numero fu promosso da Carlo Grigioni e Ramella. Poi in seguito fu continuata l'opera da Visconti e Granacci. Successivamente la canoa italiana cominciò a varcare i confini. Drina, Tara, Archi, Inne, Reno Anteriore, riuscì a richiamare in Italia anche canoisti dall'estero, dalla Germania, Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Francia. Testo o no? Ah. Poca acqua, eh? Poca acqua. C'è poco da manovrare, poco fretta deve fare. Il Canoa Club Milano ha mantenuto negli anni lo stesso clima di familiarità e la stessa passione che lo ha fatto nascere si percepisce ancora oggi. Presso la sede nautica c'è un ospitale casa con palestra, sauna, docce, spogliatoi, salone e cucina. Strutture necessarie per le tante e diverse attività domenicali e serali del club. La sede nautica è un vero rifugio fluviale. Si trova a Castelletto di Cuggiono, sul Naviglio Grande, nel Parco del Ticino. Su una superficie di circa 4 ettari, circondata da alberi, vi è un laghetto di acqua sorgiva, utile per i primi approcci canoistici. Si svolgono corsi settimanali, scuola di canoa, uscite guidate, un calendario seguito e continuato per tutto l'anno, raduni estivi, feste, corsi di slalom e corsi di eskimo invernali in piscina. Nella mansarda della sede nautica i soci possono accedere alla videocineteca di Canoa e Rafting, una delle più complete raccolte di film e video di canoa e di acque che si trovano in Italia.
Da diversi anni ormai i soci del CCM esplorano anche fiumi del mondo, spingendosi nei diversi stati e continenti in cui sia possibile trovare nuovi orizzonti canoistici. Proprio da queste iniziative esplorative è nata l'idea di organizzare una delle più importanti rassegne videocene fotografiche italiane di canoa e rafting, il cui titolo è La canoa esplora il mondo, in cui vengono raccolte le più interessanti immagini video e fotografiche di viaggi di canoisti italiani e stranieri. Nonostante 50 anni di vita, il Canoa Club Milano esplora nel mondo nuove vie d'acqua, proiettandosi verso nuove iniziative, sempre finalizzate al turismo sportivo e all'avventura sui fiumi e sull'acqua.